Buonasera a tutti. Stasera vi insegnerò come smontare una semplice PlayStation 3. Innanzitutto la fate ruotare fino a quando troverete un coperchietto dell'hard disk e un adesivo della garanzia della PlayStation 3, quello piccolino sopra all'hard disk. Cominciate, smontate il coperchietto dell'hard disk, questo qua, lo smontate, ok, prendete un cacciavite a stella e cominciate pian piano a togliere la vite che trovate qua, quella blu. Cominciate a svitarla. Una semplice piccola vite blu e le viti le mettete tutte insieme, ovviamente. Dopo aver tolto la vite blu, solamente quella, togliete il vostro hard disk. Dopo aver fatto questo piccolo compito, diciamo, togliamo l'adesivo che troviamo sopra l'hard disk. Questo qua, piano, senza strapparlo, e troverete un gommino, che è questo qua, un semplice gommino. Lo togliete, questo gommino qua, ok, lo faccio vedere, questo gommino qua lo togliete, e resterà un semplice buco con la vite dentro. Cacciavite a stella, svitate la vite che c'è dentro, ok, la fate togliere, ok, togliete, e questo qua è la vite interna. Fatto questo, cominciate sopra. Togliete il coperchio, ok, lo mettete in parte e troverete la vostra PlayStation 3 così. Ma non finisce qui, ci sono sempre altre viti, le troverete dentro le viti, svitate le viti che trovate qui, dopodiché tirate su di nuovo il coperchio che è il secondo coperchio della PlayStation e le viti le trovate intorno. Dopo aver smontato questo, potete lavorarci sulla vostra PlayStation 3. Con questo vi saluto, arrivederci alla prossima.